Francesca Di Sopra e Lisa Morandini, poi Deborah Agreiter, Gaia Werich, le giovanissime dei Carabinieri. Una della Val Badia, l'altra della Valle di Fiemme, Alto Adige e Trentino rispettivamente. Forestale A con Elisa Grille e Barbara Antonelli, poi Primiero, ehi subito, Primiero San Martino, squadra A, c'è tempo per recuperare qualcosa, poi vedremo, mentre parte subito in testa Magda Genuin. Credo che la composizione sia questa, quindi Genuin, Elisa Broccar, ed invece no, allora c'è stato un cambio in corsa. Elisa Broccar, la Valdostana e Magda Genuin, squadra, diciamo Valdostana perché il gruppo sportivo Esercito, il centro sportivo Esercito ha sede a Courmayeur. Marco Selle, questa formula intanto, eccola qui, sì, Elisa, Elisa Broccar, col numero 4 poi segue, potrebbe essere Elisa Grill, e stiamo parlando delle Fiamme Oro, squadra A. Siamo al primo giro, ogni due giri c'è il cambio. Questa formula? Beh, la formula olimpica, quest'anno ai campionati italiani assoluti, come è stato in Varidana, anche qui cerchiamo di riproporre le gare che troveremo fra 50 giorni a Vancouver. È un tracciato particolare, è un tracciato che si svolge in mezzo alle vie del paese, quindi diverso per quanto riguarda l'altimetria rispetto a quello che troveremo in Canada. Però lì, più duro. Lì sì, sicuramente è più duro, però un po' più in quota Whistler. Whistler sì, però sono 850 metri, quindi la quota non dovrebbe farsi sentire, purtroppo per noi che sì, essendo alpini ne avremmo beneficiato, e appunto con un dislivello diverso, ma era giusto dare questo premio a Primiero, perché dopo alcune edizioni di questo tipo di kermesse qui, che avevano organizzato davvero a livelli molto alti, quest'anno abbiamo voluto premiarli con un campionato italiano. In fondo comunque, pur essendo una specialità olimpica, non prevede nessun tipo di selezione, perché è una gara a coppie e molti degli azzurri sono divisi per corpi sportivi militari, e quindi è stato un modo per abbinare, diciamo, l'agonismo a qualcosa di spettacolare. Ecco, diciamo che l'Unione Sportiva Primiero San Martino, che è società polisportiva, non fa solo gli sport invernali, lo sci di fondo, lo sci alpino, ma fa anche la parte calcio, la parte atletica, molto impegnati nel podismo, tra l'altro non lontano da qui a Tonadico di Primiero durante l'estate c'è una corsa su strada internazionale di buon livello che fa parte del Gran Premio Strade d'Italia. Magda Genuin, la vincitrice di Düsseldorf assieme ad Arianna Follis, e tanto un po' di difficoltà per la coppia Francesca Di Sopra e Lisa Morandini, che però sono riuscite a rimettersi in lizza, un po' di scaramucce iniziali non volute ovviamente. Sì, il percorso... Questa è una gara importante per l'Italia ai giochi olimpici, non si sa ovviamente ancora quale sarà la coppia, anche se si immagina che la seconda frazionista sarà Arianna Follis, qui assente, ma qui ci sono carte importanti da medaglia da giocare ai giochi olimpici. Tocchiamo ferro oppure si va con un'analisi tecnica distaccata, Selle? Tocchiamo ferro, perché comunque è una gara, come si è visto prima, con molte insidie in partenza, puoi trovarti senza un bastoncino o cadere, quindi trovarti nelle retrovie e poi sprecare preziose energie per risalire. Comunque, soprattutto a livello femminile, abbiamo una coppia che ha vinto le ultime due gare di Coppa del Mondo, e quindi andiamo a Vancouver con delle grosse possibilità di fare bene. A livello maschile, Zorzi e Dicenta sono... Non è detto che sarà Genuin Follis là, però... No, non è detto, infatti le staffette si organizzano all'ultimo momento, guardando un po' la forma, guardando un po'... Distanza che non è sprint, perché è una specie di americana del ciclismo. Intanto prende qualche metro la coppia Genuin Broccar con la Valdostana, Broccar appunto che se n'è andata dopo il cambio, e qui vediamo Grill e poi più dietro la Forestale A con Valentina Bachmann, qualche metro l'ha guadagnata. Ecco, dicevo, col passare dei metri i fondisti tradizionali possono trarne beneficio. Sì, sicuramente Nato Pasini, dal fratello, da Frasnelli e Scola e tutti gli altri non sono, diciamo, sprinter puri alla Bjørn Lind o alla Attestad, e quindi siamo abbastanza tranquilli dal punto di vista della tenuta. Ogni due giri in cambio scappa Elisa Broccar, dietro c'è la Polizia di Stato con la sua prima frazionista, tecnica classica che del resto è la sua specialità. Aumenta la Valdostana Broccar, altra ragazza giovane. Qualcosa si vede dietro alle senatrici, qui non ci sono Antonella Confortola e Sabina Valbusa che sono state impegnate in Val Ridanna. E diciamo che il 2010 per lo sci di fondo di fatto è già cominciato, nel senso che questa è la terza assegnazione di titolo al femminile per i campionati italiani del 2010. Sì, ho visto. Il calendario è quello che è, non ci si sta altrimenti.
Sì, quest'anno più che in altre occasioni i campionati italiani sono fondamentali anche per selezionare la squadra azzurra per le Olimpiadi. Abbiamo deciso di farli abbastanza presto, di fare delle prove che sono interessanti sia in funzione del Tour de Ski che per le Olimpiadi. E in Varidanna ho visto delle gare sprint soprattutto altrettanto bene al Tour de Ski, visto che lo abbiamo selezionato, avrà questa chance per rimettersi in luce dopo un paio di stagioni non proprio brillantissime. Con lui anche altri, abbiamo visto Thomas Morig, la straordinaria promessa che invece si era un po' involuta, ma anche per ragioni fisiche. La sorella che fa la carabiniera ed è impegnata in questo momento con la squadra 3 formata da Deborah Agreiter, che durante l'estate si diletta anche con il mezzo fondo dell'atletica, anche a buon livello. Sì, stanno per concludersi, la coppia favorita Brocard Genuin è nettamente davanti alle altre e arriviamo in un momento, questo del cambio, che è particolarmente importante, è un dettaglio che spesso sottovalutiamo ma che già in altre occasioni... ci ha già creato qualche problema l'anno scorso a Düsseldorf, proprio Follis e Genuin sono state squalificate per un cambio fuori zona e quest'anno abbiamo pensato già da Beito Stolen di organizzare delle sedute specifiche per curare questo fondamentale. E niente nel quale... caso in vista dei giochi olimpici ovviamente. No, lì bisognerà ancora lavorarci molto sia con le ragazze che con i ragazzi, perché proprio in quella zona, in quel momento lì puoi perdere delle preziosissime posizioni. Piccolo contatto tra la 4 e la 6, quindi Fiamme Oro e Forestale B. Puoi perdere posizione come guadagnarne, quindi è fondamentale riuscire a essere lucidi, trovare un ottimo feeling con il compagno, posizionarsi diciamo... Bene i carabinieri, anzi le carabiniere, con questo sorpasso dal quarto al terzo, ma forse anche secondo, perdono. Sì, no, cercare un posizionamento nella griglia, diciamo, che eviti il maggior numero di problemi possibili. E bisogna essere molto scaltri, trarsi d'impaccio come si è visto in più di una circostanza. Allora scappate Brocard e Genuin, lotta per il secondo posto con il tentativo del carabiniere Deborah Agreiter e Gaia Vueric. Davanti però in questa lotta per il secondo posto è rimasta la squadra delle poliziotte, Fiamme Oro A, Elisa Grill, Barbara Antonelli. E ancora con la Forestale B, Valentina Vuerici e Irene Ciccolini, c'è un piccolo derby in famiglia, ma attenzione il sorpasso delle carabiniere, mentre Brocard no, non ce l'ha fatta, sul cambio di inquadratura sembrava possibile, è davvero molto difficile trovare lo spazio per il sorpasso e trovare anche i punti giusti. Non oso dire che questo assomiglia al circuito di Monaco Monte Carlo della Formula 1, ma ci siamo abbastanza vicini, pochi punti dove trovare spazio. Allora vanno per l'ultima frazione Elisa Brocard e la bellunese di Falcade, non troppo lontano da qui, ricordo siamo a Fiera di Primiero, Valle di Primiero in Trentino, per il secondo posto Fiamme Oro di Moena, carabinieri che hanno sede a Vallunga di Selva di Valgardena e poco più dietro poi la Forestale B con la coppia Valentina Vuerici, Irene Ciccolini, che si stanno comportando molto bene, anche nomi nuovi alla ribalta. Sì, la Forestale Marina Piller, forse c'è stato un cambio di pettorale, sì, è una gara combattuta dalla seconda posizione alla quarta, in questo gruppetto c'è anche Valentina Werick che è molto promettente come sprinter, si è già fatta vedere molto bene a Düsseldorf andando a punti e dimostrando di avere carattere e capacità di sopportare la tensione di gare di Coppa del Mondo. Sì, 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 una ragazza sportivo. Molto scaltra su cui... Ecco, tende un po' a perdere alla distanza, ma oggi potrebbe venir meno a questa piccola fama, nel senso che è talmente breve la sua carriera, pur già con buoni risultati, magari battendo in volata Barbara Antonelli, se è Barbara Antonelli, perché qui con i numeri di partenza e qualche cambio in corsa. Allora abbiamo detto che Forestale B, Valentina Vueric e Marina Pilla. Il ritorno allora della ragazza di Sappada. Sì, è a qui. A discreto livello. E ci prova infatti, ci prova per il secondo posto. E tutto si gioca sul secondo posto, mentre la vittoria è già della coppia numero uno. Magda Genuin all'arrivo. Elisa Brocard l'ha portata in carrozza in prima frazione. Vittoria allora dell'esercito. Elisa Brocard, Magda Genuin.